era Fabio Mattelli, goleada. Il giusto premio per una stagione dove avete fatto una grandissima partita oggi, diciamo a suggello di una stagione dove, è giusto ricordarlo, ad agosto nessuno, ma proprio nessuno vi dava in questa posizione. Il tuo stato d'animo in questo momento? Ma sicuramente sia da parte mia che da parte dei miei compagni c'è uno stato d'animo, insomma, pieno di entusiasmo. L'obiettivo prefissato a inizio anno sicuramente era di salvarci. Una volta raggiunto, e poi dopo ci siamo prefissati un altro obiettivo e oggi siamo riusciti a centrarlo. E questo è merito, insomma, di tutti e della squadra, dell'allenatore principalmente, comunque, che dall'8 luglio che ci ha mentalizzati a far ciò. Secondo te, se ha inciso, quanto è inciso a livello di curiosità, il fatto che l'allenatore sia stato confermato? Cioè, qualcuno ci ha messo veramente qualcosa in più anche in vista della prossima stagione? Può essere una chiave di lettura questa? No, questo non credo, sinceramente. Cioè, comunque, al di là se il mister rimaneva o no, questa è una squadra fatta di professionisti, quindi non è un motivo per cui la gente, cioè, i calciatori danno di più o di meno. Lo abbiamo fatto perché l'allenatore, al di là se rimaneva o non rimaneva, ci ha allenato per poter raggiungere questo obiettivo. Ciao, buonasera. Antonino Caravella, ASI, Agenzia Stampa Italia. Senti, dimentichiamo il derby, ma mi sembra che il derby vi sia servito per ricaricarvi anche da un punto di vista psicologico più che altro, e abbiamo visto un Perugia oggi che onestamente ha affrontato la gara che doveva affrontare. Due squadre, Perugia e Monza, che avevano chiaramente due ambizioni, Perugia per cercare di raggiungere i playoff e il Monza per accedere direttamente in Serie A. Un Perugia grintoso fin dai primi minuti, un Perugia che ha tenuto bene il campo contro anche una squadra che ha anche dei giocatori a livello tecnico molto importanti, quindi diciamo che meglio di così la serata non si poteva concludere. Ma sì, sicuramente, normale, ci dispiace tanto non aver ottenuto, insomma, una vittoria a Terni. Per i nostri tifosi, per il campionato, insomma, però comunque noi abbiamo messo un grande impegno a Terni, poi su partite, su episodi sono andati dalla loro parte, però il calcio è strano, magari avremmo vinto il derby con la Ternana, avremmo perso magari il Frosinone oggi vinceva a posto di perdere, cioè, vuol dire che doveva andare così e alla fine noi siamo entrati dentro playoff, quindi quella è la cosa più importante. Riguardo alla partita di oggi, una partita, insomma, dominatissima, almeno io fino a quando non sono entrato dalla panchina ho visto una partita dominata da parte nostra, ma come è sempre stato in tutte le partite, le mando qualche partita, solo che stavolta siamo riusciti, insomma, a portare 3 punti a casa. Prego. Ciao, Alessio Torzuoli da cperugia.com. Allora, la tua stagione è stata un po' condizionata da quell'infortunio. Volendo darti un voto, che numero ti daresti? A me dispiace tanto, quest'anno a Perugia ero partito talmente bene che sapevo che c'era qualcosa che non andava. Infatti mi sono fatto male. Diciamo che questo ha penalizzato tanto, insomma, la mia stagione, perché comunque è stato un infortunio di 3 mesi. E al rientro poi dopo ho preso anche... sono stato male... ho avuto un po' di problematiche e questo hanno purtroppo influito tanto sulle mie prestazioni, questo è poco ma sicuro. Anche se ho avuto poca continuità rispetto magari all'inizio anno, dovuta comunque che comunque chi sta giocando sta facendo bene, quindi anche avendo meno continuità non è sempre facile subentrare e incidere, non è una cosa facilissima. Però mi alleno per far questo, ma sono veramente un calciatore molto altruista, quindi a me anche un minuto che entro cerco di dare il massimo per dare una mano ai miei compagni. Questo è il mio obiettivo e spero di dare ancora, continuare a fare.